Ma alla fine, com'è questo Natangelo? Ho cercato e ho visto la sua pagina Facebook. Anche senza i capelli azzurri, non è male. Fa vedere. Cioè, guarda. Non ci sono altre foto? Vediamo se ci sono altre foto. Oh, basta con sto napoletano. I milanesi non sono così male. Sono libero. Hai finito il compito sul Grand Express? Ho cominciato, ma quando ho visto il numero di domande... Ma si è fumato il cervello la prof. E poi, che cos'è questa fissa su questo tipo? Credo che sia abbonata al suo giornale. E beh, un giorno è arrivata tutta contenta con dei disegni. Abbiamo cominciato con delle caricature. Politici, sportivi, attori. Abbiamo finalmente capito cosa fosse il Bunga Bunga. C'era una Gioconda fantastica che ci ha fatto capire che la caricatura esagera le caratteristiche essenziali di una persona per creare un effetto comico. La lezione seguente, la prof aveva altri disegni per noi. Avevamo già tutte le nostre matite colorato in mano, ma questa volta non era la stessa cosa. Non si vedeva più, era un altro tipo di disegni. Ancora dei politici, sempre dei politici, ma c'era qualcosa da capire prima di sorridere o no. C'era come un messaggio. Un'Italia manipolata dalla Germania. Un'Europa che non sa più dove va. Un Renzi che si berlusconizza. Delle banche che derubano i loro clienti. Uomini che non sanno più comunicare con le parole scritte. E poi quello che ci ha impressionato di più. Le vittime dei diversi muri che nascono dappertutto nel mondo. E poi... ci fu un vero fuoco d'artificio. La satira è un mezzo espressivo che si basa sull'ironia, iperbole e ridicolo. Dario Fo e Franca Rame. Per mettere in mostra e criticare. Marco Travaglio. Di istituzioni o della società. Daniele Lutazzi. La satira non deve essere confusa. La satira è un fatto, un punto di vista e un po' di memoria. Il sarcasmo, la parodia, anche molto più raffinato. La satira è faziosa. La solidità, l'inconsistenza, l'ipocrisia, la critica. La satira è pungente. La fede o i comportamenti di insieme di persone. È vero che i vignettisti satirici sono tutti morti di fame e senza famiglia né amici?